Buonasera, utilizziamo il microfono perché stiamo facendo una diretta e così possiamo sentire bene anche chi ci segue da casa. Benvenuti a tutti, è bello proprio vedervi e incontrarci in questa serata di luce, di grazia, la luce di Sandra. Abbiamo intitolato questa serata di testimonianza perché realmente Sandra, nella semplicità della sua vita, è stata luce. Ho partecipato, era la prima volta nella mia vita che partecipavo a una beatificazione, ma vedere tanta gente così raccolta e tanti sacerdoti in una liturgia che sapeva proprio di paradiso, e questo è bello, una comunità, una chiesa raccolta nella luce della santità. E quindi grazie, ecco, per la vostra. Qui si continua a spegnere. Il bello della diretta, come dicono, eh? Sì, Batteria. la batteria, però abbiamo subito il ricambio al volo. Niente, ci ha abbandonato. Ecco, vogliamo iniziare bene. Invito Don Marco a farci un saluto e iniziare così questa bella serata di testimonianza su Sandra. Sarò brevissimo, buonasera. Beh, prima di tutto, benvenuti a questa testimonianza. Come dice la parola, è far rivivere la vita di una persona che ci dà, come dire, delle dritte, delle linee per la nostra vita, cioè cosa possiamo imparare dalla sua esperienza. C'è un aspetto che secondo me è importantissimo e Papa Francesco insiste sempre di più, che la santità, la via della santità non è qualcosa di impossibile. Io penso che la testimonianza di questa sera ci aiuta proprio eminentemente a capire questo aspetto. La vicinanza, la vita di Sandra, quello che in ultima analisi gli incontri, gli sguardi, le parole, il suo diario, la sua testimonianza ci richiama tutto a lei. Allora, la santità per noi è nella spiritualità del quotidiano, ogni giorno. È una meta non irraggiungibile, forse come una volta un po' ci insegnavano, ma una meta alla portata di tutti. E allora diventa veramente una santità che è sempre più contagiosa, cioè che deve entrare anche nella nostra vita. Non dobbiamo pensare che è un'esperienza solo di un'altra persona, ma può e deve toccare il nostro vissuto, i nostri incontri, quando guardiamo negli occhi una persona e è proprio anche quando parliamo e testimoniano i fatti più che le parole. Ecco, io vi ringrazio ancora della vostra presenza e della tua testimonianza. Grazie, Don Marco. Grazie a voi, buona serata. Grazie, Don Marco. Dal diario della Beata Sandra Sabatini. Se penso a tutte le persone, a tutti i fratelli che mi hai fatto conoscere, le sensazioni, i sentimenti che mi hai fatto sentire, provare, mi sento così felice, contenta da poterne scoppiare. Ti ringrazio, Signore, perché la vita è una benedizione, perché i fratelli che mi hai messo accanto in questi giorni e in tutti i giorni della vita sono per essa una benedizione. Benedetto, Signore, perché ci ami, perché mi metti in cuore una gioia così grande.
Non riuscirò mai a renderti grazie abbastanza per tutto questo. Sarò sempre indietro sui tempi, sul tuo amore, che esisteva per me ancor prima che nascessi. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, grazie perché mi ha dato la gioia di poter vedere campagne, colline, valli accarezzate dal sole, di poter sentire il canto di un uccellino stagliato su un ramo spoglio, nel fantastico cielo del tramonto, di poter provare la sottile pace del silenzio, quieto, rotto solo dal sibilo del vento, dal silenzio quieto, rotto solo dal sibilo del vento che gioca con te, che ti fa volare per una discesa, che ti induce alla lotta in una salita. Grazie perché ho sentito la gioia vitale che lentamente si sprigionava in me, perché ho sentito l'amarezza di non essere sorella con tutti, perché ho provato dolore per chi, per un qualsiasi motivo, non poteva godere di quella lieta armonia. Grazie perché mi sono sentita in colpa per l'amore che ricevo da tutto e da tutti e che spesso non so ricambiare. Cara Geppi, facci conoscere una ragazza che ringrazia con un cuore pieno d'amore, ringrazia il suo Signore per tutto. Don Daniele, dopo queste parole io non credo di avere altro da aggiungere, no? E sono qui come testimone, sono qui come strumento nelle mani dello Spirito Santo, e per questo vorrei che vi uniste in una preghiera che di solito facciamo sempre prima di fare una testimonianza, proprio perché la testimonianza in sé non porta a noi, ma porta qualcosa di molto più grande. Se si legge, ditelo assieme a me. Vieni, Santo Spirito, scendi ora su di noi. Guida i nostri spazi in questa esperienza per portare gioia, fede e speranza. Donaci sapienza e consiglio per raggiungere il cuore di quanti incontreremo ed essere testimoni del tuo infinito amore nella nostra vita di ogni giorno come in quella di Sandra, e aspirare alla beatitudine della chiamata alla santità. Amen. Ecco, a questo punto posso dire qualsiasi cosa che ci pensa lo Spirito a operare, e ognuno di voi raccoglierà quello che effettivamente gli serve per il proprio cammino. Allora, intanto che siamo qui, mando un video, così invece di guardare me potete guardare anche altrove. Vediamo se va. Cioè, non è un video, sono delle immagini. Allora, perché io sono qui? Sono qui perché ho avuto il grande dono e la gioia e anche la responsabilità di aver conosciuto personalmente Sandra. Quindi stiamo parlando di Sandra Sabattini, una giovane riminese che non più di un mese, poco più di un mese fa, è stata proclamata beata e ci precede in paradiso assieme ai vari santi. Ecco, è stata chiamata non a caso la santa della porta accanto, prima ancora che Papa Francesco, nella sua lettera pastorale, parlasse proprio di questa caratteristica di una santità semplice, di una santità vissuta nel quotidiano, apparentemente senza cose eclatanti. Tolgo la mascherina, tanto siete tutti ben lontani. Ecco, sì. E quindi cosa aveva Sandra? La domanda più comune che ci fanno è quella di chiederci se ci eravamo accorte noi, sue amiche, i suoi amici, insomma chi ha abitato con lei, chi ha vissuto con lei, se ci eravamo accorti di essere
a fianco di una persona santa? E la risposta è strana, perché in realtà non ci siamo accorti della santità, perché la santità non si vede con un'etichetta, però mettendo assieme le testimonianze che Don Oreste ha richiesto dopo la sua morte, ci siamo resi conto che tutto il bene, tutto lo star bene con lei che vivevamo, ognuno pensando di essere la sua amica preferita, per esempio, e faceva parte dell'insieme delle caratteristiche che poi descrivono la santità. E recentemente mi è capitato appunto di dire che si è abituati a pensare alla santità come qualcosa di lontano, come diceva anche prima Don Marco, qualcosa che ci voglia proprio tanta roba per mettere insieme, ecco. E Sandra tutta questa cosa la viveva nel suo intimo, nella sua interiorità. E quello che vedevamo da fuori, le cose che faceva, il modo con cui stava con gli altri, alla fine era il riflesso della relazione che lei aveva costruito e continuava a costruire con il Signore. E questa relazione è iniziata molto molto presto, quando Sandra era una bimba e ha avuto l'occasione di crescere in una canonica, quindi passando dalle varie stanze, dai vari corridoi, lei passava da casa sua direttamente in chiesa e aveva trovato un angolino nella cripta dove si sentiva particolarmente raccolta, particolarmente coccolata quasi, in prossimità del tabernacolo. Tant'è vero che un giorno, quando andò a trovarla Reginella, una bimba di un anno più piccola che andava in classe con suo fratello, praticamente Sandra dice: dai, vieni, ti porto nel posto più bello che c'è. E questa qui l'ha seguita, che man mano che scendevano le scale si stava impaurendo perché andavano verso queste stanze buie, così, fino a entrare in questa cripta dove lei ha detto: guarda, questo qui c'è Gesù. In quel momento chiaramente Reginella non colse tutta la profondità della cosa, ma adesso quando lo racconta si commuove, proprio perché dice: ho vissuto con lei questa cosa. Parlando di Reginella, mi viene da... io vado un po' così, vado a braccio, se vi viene in mente qualche domanda chiedete pure, che così approfondisco quello che più vi interessa. Dicevo, parlando di Reginella, mi viene da ricordare che siamo sette amiche che dopo aver conosciuto, incontrato e vissuto la presenza di Sandra, abbiamo sentito forte la chiamata a testimoniare, e quindi non siamo le uniche che sono cresciute con lei, che hanno abitato con lei, però forse abbiamo ricevuto questa chiamata di farla conoscere, di portarla in giro, e ci chiamano un po' dappertutto. Oggi Antonella e Daniela erano a Saludeccio, l'altro giorno io ero a Roma, la settimana scorsa Stefano Vitali, che ha ricevuto il miracolo, anche lui ha una grande responsabilità da portare avanti, ecco, di non sciupare questa nuova vita che gli è stata donata. E noi quindi abbiamo questa, custodiamo questo nostro incarico, questa nostra missione, e ci incontriamo, preghiamo, cresciamo assieme proprio nella consapevolezza di avere qualcosa in comune nonostante le nostre diversità, proprio perché siamo state scelte da Sandra, ecco, nell'averci riconosciute come sue amiche. E siamo molto molto impegnate, proprio perché in questo momento, proprio per la beatificazione, c'è una grande voglia di conoscere e di approfondire la spiritualità di Sandra. Di scritto c'è tanto, di raccontato c'è già tanto,
basta girare nel web, basta guardare appunto articoli che sono usciti così, però negli incontri che riusciamo a vivere di persona, viene sempre fuori qualcosa in più che non riesce a passare da un'intervista piuttosto che da un articolo o da un libro, per quanto bene siano fatti. E proprio perché il vero segreto di Sandra è proprio continuare a essere presente nella nostra vita e quindi continuare a permetterci di crescere a suo fianco nel cammino verso la santificazione, che la santità abbiamo capito che è una chiamata per tutti. Per fortuna non bisogna essere già santi per venire a parlare di santi, perché sennò qui non ci sarei di sicuro io. Però la bellezza di avere proprio la santità come meta è una cosa che si è poco propensi a richiamarci, anzi, di solito scatta la reazione opposta, dove dice: ah, non sono mica un santo, non voglio mica diventare santo. Invece è il contrario, ecco, Donoreste Bensi, che forse qualcuno di voi comunque ha conosciuto e che è fondamentale nella vita di Sandra, ci ha lasciato proprio la frase, il richiamo, l'invito che dice: siate santi nel momento in cui è salito al cielo, e quella frase ancora è presente nella parrocchia dove lui ha vissuto per tanti anni. Ecco, cosa c'entra Donoreste con Sandra? Avrete visto, avrete conosciuto, avrete letto che la svolta grossa della vita di Sandra è avvenuta attraverso l'incontro con Donoreste. Sandra aveva già una sua spiritualità e lo abbiamo riconosciuto dalle sue stesse parole, raccolte in quello che poi è diventato il diario di Sandra. Questa è la prima versione delle meditazioni di Sandra, delle sue riflessioni, che addirittura fotocopiando le sue stesse le pagine trovate nei suoi quaderni, nei suoi diari, nelle sue agende, Donoreste, dopo un anno dalla sua morte, è riuscito a pubblicare. E da questo diario, noi stessi che l'abbiamo conosciuta, abbiamo trovato la chiave di lettura anche per raggiungere una sorta di consolazione e di conforto dopo che avevamo vissuto la sua perdita. Ecco. Donoreste, raccogliendo tutti gli scritti che aveva lasciato Sandra, ci ha permesso di sapere che lei ha cominciato a scrivere il diario a 10 anni. Ecco, a 10 anni chiaramente quello che scriveva non ha lo stesso spessore di quello che ha scritto la settimana prima di salire al cielo. Però si coglie in tutto questo percorso, si coglie proprio la dimensione di questa bimba che poi appunto è cresciuta, è diventata una giovane donna, che si è portata proprio come obiettivo quello di camminare a fianco di Gesù, cioè questo proprio nel suo concreto. Tanto era grande la sua preghiera, tanto era importante la relazione intima, quanto poi nel riconoscerlo presente nei poveri, nei fratelli, nelle persone che incontrava. Quindi la sua non era una spiritualità disincarnata, ma era proprio il punto di partenza per vivere delle relazioni anche amicali, delle relazioni proprio di quotidianità, però che lasciavano il segno, si capiva che aveva una marcia in più. E a 12 anni incontra Donoreste, che viene chiamato a fare testimonianza, come spesso i parroci chiamano altri parroci, missionari, preti vari, insomma, o testimoni che possano parlare di qualcosa. E Donoreste era andato lì quella sera a parlare ai ragazzini.
E come solito lui spudora, lancia un invito, dice venite, venite a fare una vacanza in montagna, perché parlava di Canazei, Madonna delle Vette, dove portava da tanti anni sia gli adolescenti che in seguito anche i ragazzi disabili. E lui diceva venite perché su tra i monti, così sulle cime, è più facile sentire la voce di Dio. Dio parla, è più facile che riconosciate quello che Dio da dire al vostro cuore. Infatti è uno dei pochi alberghi che è dotato di una cappellina, che è quasi la stanza principale. E le panche di quella cappellina, lo ricordava spesso Don Oreste, sono testimoni di tante, tante vocazioni giovanili, non solo al sacerdozio, alla consacrazione, ma anche al matrimonio, cioè proprio perché molti giovani passando di là e intrattenendosi proprio nell'ascolto di quello che Dio ha da suggerire alla nostra vita, hanno capito, hanno colto proprio quella che sarebbe stata la loro chiamata di vita. Quindi a 12 anni fa questo incontro e campeggio, poi il campo di condivisione lo ha fatto a 14 anni. E Don Oreste, come al solito, faceva la sorpresina, perché quando arrivavano su tutti questi ragazzini, assieme a loro c'erano anche le famiglie con i bambini, con i ragazzini disabili. E la cosa sensazionale era che da subito era chiaro che avrebbero fatto tutto assieme. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire andare a fare le passeggiate, a salire su per i sentieri, andare a pattinare, il pattinaggio sul ghiaccio, tutto con i ragazzini in carrozzina, perché si faceva tutto insieme, giocare. Tutto. Alla fine Sandra, che assieme a tutti gli altri sono tornate a casa, e alla mamma, la mamma raccontava questo episodio, dicendo che gli avrebbe detto: mamma, ci siamo spezzati le ossa, ma quelle gente che io non lascio mai più. Cioè, era rimasta talmente colpita dalla ricchezza della condivisione, che è completamente diversa dall'assistenza che ti permette, che ti chiede di fare qualcosa per qualcuno, ma è proprio il vivere con qualcuno. E quindi si sono creati questi legami che anche oltre al momento della vacanza continuavano. E Don Oreste aveva avuto l'intuizione di coinvolgere questi ragazzini, questa è la famiglia di Sandra, a colazione, di coinvolgere queste ragazzine anche durante l'inverno, quindi finiti i compiti, proponeva loro almeno una volta alla settimana di andare a trovare delle famiglie in difficoltà. Lui, che Don Oreste già da tempo, chi lo conosce sa che era ben conosciuto e ricercato non solo dalla polizia, cioè ricercato dalle persone che avevano bisogno di qualcosa e quindi aveva un elenco di indirizzi di persone, di famiglie in difficoltà che dava a queste ragazzine. Quindi loro a due a due andavano dalla mamma che era rimasta da sola, perché era anziana, andavano dalla mamma giovane col bambino disabile che non riusciva ad avere tempo per sé. Tutte cose molto semplici, per cui loro giocando con il bambino permettevano alla mamma di riposare, andando a fare quattro chiacchiere con la nonna che stava da sola, le portava un minimo di compagnia. Quindi tutte cose veramente alla portata della loro età, che però faceva sentire la differenza alle persone che incontravano. E questa sperimentazione, questa vita vissuta nella concretezza, nella coerenza, alimentata dall'incontro settimanale di preghiera, che comunque questi giovani, questi ragazzini vivevano con Don Oreste, e piano piano ha segnato quelle che sono le fondamenta della vocazione della comunità Papa Giovanni, che poi Santa si è trovata a vivere in pieno. Nello specifico la mia conoscenza, il mio incontro con Sandra è arrivato quando eravamo già un pochino più grandi, io 18enne, lei 19enne, e ci siamo incontrate direttamente nelle case famiglie della comunità Papa Giovanni.
quindi di fronte a una chiamata vocazionale che entrambe avevamo riconosciuto nella nostra vita e che mi aveva portata qui in Romagna, nelle colline riminesi da Mestre, che ci aveva affascinate moltissimo nello sperimentare la vita di famiglia con le persone che non sono naturalmente della tua famiglia. Quindi, come dire, il messaggio di Gesù che dice attraverso il Padre nostro che siamo tutti fratelli, la casa famiglia ti permette proprio di sperimentarlo, di portarlo avanti quotidianamente. Quindi ti trovi a essere babbo, mamma, fratello, sorella di chi la famiglia non ce l'ha, in quel momento non la può, non può vivere, non ci può vivere. E quindi questa cosa ci permetteva di sperimentare proprio una voce, una pagina del Vangelo nella nostra quotidianità. E chiaramente, ecco, quindi questo è l'aspetto della comunità, della nostra vocazione che riconosciamo come condivisione. Poi però il fatto di portarlo avanti, di non sentirsi soli, di non portarlo avanti occasionalmente o solo personalmente, ma come grande famiglia che dicevamo prima, come popolo all'interno della Chiesa, quindi il confronto e anche il sostegno reciproco, noi lo viviamo nell'aspetto della fraternità. Poi, ecco qui Stefano, al meeting di Rimini, con la gioia di una vita nuova dopo il miracolo ricevuto. Dicevo, ecco, il clima di preghiera era molto, molto. Ecco, queste sono le sette amiche, sono sette, sì, con il vescovo Francesco, che siamo andati a trovarlo, ci troviamo spesso proprio perché ci fa piacere che la nostra missione sia riconosciuta, sia benedetta, e questo è quanto. No, dicevo, la preghiera è uno dei punti della vocazione della comunità Papa Giovanni, ecco. E su questo Sandra era maestra, perché aveva un modo di vivere questa relazione con il Signore che era costante e continuo. Cioè non la vedevi come una bigotta, come una persona chiusa che seria, così, ma per lei la preghiera era proprio il riconoscere la relazione con Dio, quindi questo Dio che è padre, che è creatore. Per lei, sentite prima quello che ha letto Don Daniele, che sembra quasi era una poesia, però era una preghiera per lei, una preghiera che nell'osservare le cose che la circondavano, fosse il tramonto, fosse il passerotto, fosse qualsiasi aspetto del creato, per lei era la manifestazione di Dio creatore che si fa ancora presente, ecco, con questi doni, con questo, osservava le cose e le contemplava, era contemplazione la sua. E quindi ci trovavamo tutte e due magari a guardare un bellissimo tramonto e io mi fermavo ai colori, lei invece ringraziava per quel dono del creatore, appunto. Oppure sulla preghiera, dicevo prima, capitava spesso che dopo essere stati tutta la giornata a fare le varie attività, anche in comunità terapeutica, dove abbiamo vissuto assieme per parecchio tempo, e magari appunto di fronte alla stanchezza dell'ultima ora, io chiedessi, cioè dicessi andiamo a letto, e Sandra con una delicatezza unica diceva: ma non abbiamo ancora detto la preghiera, non abbiamo ancora detto compieta, quindi in quel momento
Caspita, l'avevo scelta anch'io, perché eravamo tutte e due la stessa, che sapevamo già quali erano le cose importanti della nostra giornata, però io ero subito pronta a metterla da parte e continuo a farlo. E lei invece proprio non andava mai a letto senza aver passato del tempo in contemplazione, in adorazione. Lo ricordava lo zio sacerdote, quando spesso appunto la sera la trovava, che tornava a casa tardi, e prima di salire e di andare in camera passava dalla chiesa e stava lì un pochino. Oppure la mattina, molte volte lui scendeva per andare ad aprire le porte della chiesa per la messa del mattino, e lei era lì accucciata nell'angolino vicino al tabernacolo, che si preparava per la giornata di studio, per andare a scuola, eccetera. E quindi queste sono cose che fanno capire, sono tanti piccoli tracce che fanno capire che Sandra aveva scelto la frase che è diventata anche il titolo del libro del Vescovo Francesco, Scelgo te e basta, è esemplare, perché fa capire che alla base di tutto non c'era un'emotività che oggi mi porta a dire una cosa e domani un'altra, ma c'era proprio una determinazione, un aver capito quali erano le cose importanti e averle abbracciate e non lasciarle più. Ecco, quindi la costanza e la determinazione. La coerenza, ecco, l'aspetto della coerenza la caratterizzava tantissimo. Quindi l'obbedienza è un altro dei punti della comunità, della vocazione della comunità Papa Giovanni, ed è un'obbedienza creativa, cioè praticamente lei l'ha vissuta in pieno quando ha portato ad Onoreste, dopo aver fatto discernimento con le persone che aveva accanto, con il padre spirituale, ha portato ad Onoreste il suo grande desiderio di andare in missione. Ecco, lei sempre a 12 anni, quando incontrò ad Onoreste, aveva anche incontrato un padre missionario, e subito era rimasta affascinata dalla gioia e dalla serenità di quest'uomo che spendeva la sua vita in missione per Cristo. E lei aveva colto proprio che anche lei avrebbe voluto andare e fare qualcosa. Però poi è stata anche molto molto obbediente quando gli hanno detto: guarda, aspetta un attimino, forse sei ancora giovane. Poi allora ha aspettato di finire le superiori, e lei era pronta ad andare, e invece anche lì Don Oreste le ha consigliato di continuare a studiare, anche perché aveva una bella mente brillante, lo poteva fare, e le ha suggerito di prepararsi per andare poi in missione con una professionalità, e quindi si è iscritta a medicina, non per una scelta personale di comodità, di prestigio, piuttosto che di sicurezza economica in futuro, ma si è iscritta a medicina proprio perché avrebbe potuto veramente partire, andare in missione e portare le cure, la sua presenza di aiuto alle persone che riconosceva come meno fortunate. Ecco, su questo Sandra aveva una, non mi ricordo chi ha letto prima, se l'avevi letto tu, quello del che provava il dolore nei confronti delle persone che non avevano le cose che aveva lei. Cioè praticamente lei si sentiva una persona fortunata, una persona agiata, una persona amata, quindi dalla famiglia, e attraverso l'amore della famiglia ha riconosciuto l'amore di Dio, attraverso tutti gli affetti che aveva, lei si sentiva proprio una privilegiata, e economicamente stavano normalmente, quindi vuol dire bene, nel senso che se guardi i poveri che non hanno nulla, lei si sentiva di avere tutto, e questo la portava continuamente a lasciare andare molte delle cose che aveva, e capitava spesso che la vedessero tornare a casa
senza magari senza il giacchetto che gli avevano appena regalato, senza la maglia che aveva, perché lei bastava, per lei bastava trovare qualcuno che ne avesse più bisogno e lei tranquillamente lasciava andare, non era attaccata alle cose. E questo le dava una grande libertà che però era accompagnata dal desiderio profondo di colmare il divario sociale, perché appunto diceva: se io ho queste opportunità e altri non ce le hanno, è perché c'è qualche cosa che non va. Si arrabbiava anche di fronte alle ingiustizie. E questo la portava proprio all'aspetto della comunità che porta avanti proprio la rimozione delle cause, cioè mentre sei lì che aiuti, che stai con le persone che vivono situazioni di disagio, contemporaneamente fai di tutto perché queste situazioni possano modificarsi proprio a livello sociale. E su questo Sandra era molto, molto presente, e con lei era presente anche Guido, suo fidanzato, che sentiva proprio queste forme di ingiustizia come insopportabili, e il sogno lo condividevano assieme, il sogno di andare in missione, il sogno di prepararsi, quindi lei studiando medicina, lui studiando ingegneria, e il sogno era condiviso, cioè proprio fare spazio al Signore nella loro vita, così come nella loro coppia, e andare avanti in un disegno voluto. Se qualcuno ha qualche domanda, fate pure, sennò io continuo finché non vi addormentate. Ecco, e, dicevo, con Sandra ci siamo conosciute all'interno delle comunità terapeutiche, perché nonostante fosse così giovane, quando nel 1980 la comunità Papa Giovanni si è aperta alla nuova frontiera di povertà rappresentata dai giovani tossicodipendenti, e lui capì che non bastava l'affetto, non bastava la famiglia o la casa famiglia, ma per aiutare a riempire quei vuoti non bastava togliere la sostanza, ma bisognava proprio dare un senso alla vita di questi giovani. E quindi partì quello che è diventato il programma terapeutico della comunità, che lo scorso anno ha celebrato i 40 anni di attività. E quindi Sandra è stata invitata da Doloreste a diventare una delle prime operatrici. E si parla tanto, cioè quando si parla di Sandra si dice che è la prima beata fidanzata, ma assolutamente anche la prima beata operatrice tra i tossicodipendenti. E la sua maturità e la sua purezza di cuore, la sua... Grazie. E la portavano a mettersi in ascolto di questi giovani, di queste delle loro famiglie, e a portare proprio un messaggio di speranza. E Sandra, secondo me, Sandra aveva colto nella possibilità di rinascita di questi giovani che si avvicinavano alla comunità terapeutica per uscire dal problema della droga, l'aveva quasi paragonata alla resurrezione di Cristo. Tant'è vero che l'incidente Sandra l'ha avuto... Sandra ha avuto l'incidente la domenica dopo Pasqua. Sì. La domenica dopo Pasqua, dicevo, e quell'anno lei la Pasqua l'aveva sentita in un modo veramente... nuovo, un modo profondo. E il lunedì di Pasqua, quindi 6 giorni prima dell'incidente, eravamo sedute assieme sul divano a guardare un film.
davano il Gesù di Nazareth di Zeffirelli, e quella volta lì era nuovo, adesso. E allora, e guardavo, eravamo molto attenti, ma mentre io guardavo, mi limitavo a guardare i personaggi, a cogliere come Zeffirelli fosse riuscito a rendere tutta la vita di Gesù in modo così concreto, in modo così attuale, insomma molto umano, così, e gli attori, tutto quanto. Sandra invece aveva colto il messaggio dell'angelo, anche lì, e mi diceva: Geppi, ci pensi, Gesù è risorto. Io lo guardo e dico: beh, si sa, sono 2000 anni che tutti gli anni, insomma, ricordiamo e viviamo la resurrezione di Gesù, ma non mi sembrava una novità, una gran novità. Dopo un po' lei me l'ha ripetuto: Geppi, guarda, ma Gesù è risorto davvero, ci pensi? Insomma, me l'ha detto per 3 volte. Io mi sono sentita Pietro col gallo che doveva cantare da un momento all'altro, perché in quel momento ho capito che lei aveva capito una cosa che io invece non capivo. Cioè, nel senso che io mi limitavo a riguardare la storia di Gesù, emozionarmi davanti al racconto, così. Lei invece c'era dentro, lei ci aveva messo, aveva dato uno sguardo, aveva messo la punta del naso nel paradiso e aveva colto una qualcosa che a me era proprio irraggiungibile. E quindi capire questa cosa, vedere questa cosa, sentirti inadeguato e poi la settimana dopo sapere che era già arrivata in paradiso anche lei e che questa cosa della risurrezione lei l'aveva detta a tutti, cioè questa cosa. E come me anche altri avevano detto, l'hai già detto, insomma, come se fosse una ripetizione, invece per lei era proprio un annuncio, il vero annuncio pasquale, ce lo stava dando, e noi, come tutti i San Tommaso della storia, eravamo lì a non accorgercene. Ecco, il fatto di incontrarci tra noi, che l'abbiamo conosciuta, di sostenerci e di confortarci di fronte alla perdita grande, ci ha permesso di tirare fuori questi piccoli aneddoti, questi incontri, le cose, le frasi che lei ci ha lasciato, così. E ci siamo accorte, tutte quante, ci siamo accorte che il suo modo di essere era proprio un modo di essere. Quindi mentre ciascuno di noi viveva l'amico preferito, l'amica preferita, no, o una cerchia di amici che ti scegli, ecco, lei riusciva a essere così sincera e aperta e totale per tutti. E una cosa molto bella che mi piace ricordare è il fatto che lei era un'atleta. Sandra era una 100-metrista. Era appunto un atleta che spesso vinceva e quindi si piazzava sul podio, e io non ho mai saputo questa cosa. Cioè, quindi ho abitato con lei, dicevo di conoscerla e tutto, e non l'avevo saputo, e non sapevo come rispondermi a questa cosa. E effettivamente però è così, cioè lei non si era mai vantata di questa cosa. Quando io l'ho conosciuta già non si allenava più, aveva lasciato l'agonismo, e mai una volta le è venuto in mente di dirmi: ma lo sai che io correvo, ho vinto, ho gareggiato a livello nazionale oltretutto. E io sapevo che era veloce, lo racconto sempre, perché se per caso durante un picnic avevo dimenticato qualcosa nel pulmino, era lei che tornava indietro di corsa, perché io sono un po' una polenta, e lei tornava indietro a prendere in macchina senza problemi, cioè vado io e tornava velocemente, però questa sua velocità, questo dono, era a servizio degli altri, e quindi non era un privilegio, qualcosa di cui vantarsi. Così come non avevo mai saputo che suonava il pianoforte.
perché dove abitavamo non c'era il pianoforte e quindi non ha mai detto, io sì che so suonare il pianoforte, cose così. Cioè era di un'umiltà strepitosa. E la storia del pianoforte la sapete, come ha cominciato a suonare. Perché in realtà lei voleva suonare la chitarra come suo fratello. Però quando è nata le mancavano le due falangette delle dita interne e senza le falangette la chitarra della mano sinistra non si suona. E quindi lei ci ha provato perché era caparbia, era proprio testona certe volte e alla fine si è orientata verso il pianoforte, però lo suonava così bene, ma così bene, che la mancanza di quelle della parte finale delle dita era diventata proprio il tocco giusto che permetteva di dare un suono che l'insegnante di pianoforte diceva che non aveva mai sentito prima, cioè proprio questo tocco così deciso. E quindi una volta di più ha testimoniato che quelli che possono sembrare dei difetti o degli scarti, cioè delle cose poco, cioè che ti portano a non realizzarti, in realtà nelle mani di Dio possono diventare invece la tua realizzazione. Questo. Vi siete addormentati? No, volevo chiedere. Aspetta, Lucia, che guardi il microfono. Io volevo chiedere, prima accennato al fatto della perdita che vi siete sostenute a vicenda, però ecco, la consapevolezza è venuta dopo, no, della straordinarietà di questa amica, però quel momento lì, cioè le vostre certezze anche di fede non sono un po' crollate perché dici Signore ci hai portato via, no, questa perla, perché comunque è una reazione che penso umanamente tutti abbiamo, no? Quando abbiamo la perdita di qualcuno. In questo caso di una ragazza straordinaria. Sì. Sì, il rischio c'è. Il rischio c'è. E per fortuna non eravamo soli. Era il far parte di una comunità, far parte di un popolo. Avere una guida come Don Oreste, come altri sacerdoti e santi, perché i santi non sono solo quelli riconosciuti, ma ce ne sono tanti anche proprio a portata di mano senza l'etichetta, e ci hanno permesso proprio di, cioè Don Oreste diceva per esempio di fronte a queste cose, diceva io non capisco, cioè non capisco il disegno di Dio in questa cosa, non capisco il bene comune che deve passare attraverso, per esempio, una perdita come questa. Però, Signore, so che Tu lo sai e questo mi basta. Quindi una fiducia che va al di là di voler entrare nella comprensione, perché la comprensione non ti permette di accettare una cosa del genere. Cioè, il ragionamento, cioè proprio non c'è una giustificazione, oppure dire ecco sì che bello, cioè bisognava passare da quello, no? Cioè, ci siamo passati perché ci siamo passati, però esatto, la consapevolezza è venuta dopo. Per esempio, nella famosa frase che Sandra ha scritto solo 4 giorni prima dell'incidente, dove dice con molta naturalezza, dice non è mia questa vita, no? È una vita che scorre, è una vita che va avanti, ritmata da un respiro che però non è neanche quello, il respiro, segnata da situazioni che non sono io a decidere, ecco, queste cose qui. Lei le aveva colte e poi diceva è tutto un dono, finiva questa riflessione dicendo è tutto un dono, nel quale il donatore può intervenire come e quando vuole. Quindi anche lì c'è una consapevolezza di essere nelle mani di Dio e di essere pronta a
Venezia. E poi dice Sandra, renditi conto che appunto è un dono e tu devi, devi fare di tutto per tenere bello, per rendere bello questo dono, per quando sarà il momento. Cioè, quindi una ragazza che a 22 anni ti scrive una cosa del genere, ti fa capire che è arrivata a una maturità spirituale non da poco. E quindi cioè noi ci siamo messi in sua compagnia a pensare così, a dire se Sandra ha detto che è un dono, se Sandra era pronta, chi siamo noi per andare contro una... Cioè, è chiaro che ci piange, è chiaro che non sei... che ti manca, però anche cerchi di dare appunto un senso che va oltre la limitatezza della tua comprensione. Questo. Grazie. Grazie davvero. Possiamo adesso anche liberamente, vogliamo anche intavolare così un dialogo con domande. Cosa ci ha suscitato, no, nel cuore? Posso, ho il desiderio di sapere se puoi raccontarci. Mi è piaciuto mentre quando raccontavi dell'invito di Don Oreste ad andare in montagna, nella semplicità, se vuoi sapere se lei ti ha raccontato quei primi momenti in cui lei ha incontrato Don Oreste, cosa le è scattato dentro e cosa le ha dato. Sempre nella sua esperienza interiore e concreta, cosa le ha dato il vivere queste esperienze con Don Oreste? Qual è stata quella scintilla che le ha fatto dire questa è la mia vita, fare così? Non ricordo nello specifico una chiacchierata di questo tipo, però, come si dice, lei era, lo dicevo prima, era affascinata dall'aspetto della condivisione, cioè del poter mettere la ricchezza del sapere che cos'è la famiglia, dell'aver sperimentato i legami di famiglia e poterli rivivere, ripresentare con chi non aveva questa possibilità. Ecco, quindi questo lei ce l'aveva proprio... molto forte, e in alcuni tratti del diario scrive non sono ancora riuscita a fare la scelta, la chiama la scelta definitiva, la scelta, cioè il salto, il grande salto, una cosa del genere, perché proprio era il suo desiderio, però la famiglia ancora aveva piacere che lei finisse lo studio, che lei cioè non si sentiva lei di dare questo dolore come alla famiglia di allontanarsi, di fare la scelta. Quindi quanto Don Oreste le chiese di mettersi a disposizione per l'estate, quindi durante le vacanze dall'università, lei veramente ha fatto i salti di gioia perché finalmente ha potuto vivere questa condivisione 24 ore su 24. E lo ha potuto fare appunto nella comunità terapeutica, quindi e poi una volta che ha sperimentato per un'estate questa cosa, le è rimasto talmente nel cuore che ogni volta che tornava da Bologna, a volte appunto stava pochissimo con i suoi, che la mamma aveva sempre da sgridare per dire ma non sei mai a casa, ma è possibile che trascuri tutta la famiglia, ma che lei ci scherzava perché diceva mamma hai fatto una figlia per la società, mi hai tirata su così, adesso io devo fare qualcosa con gli altri, ecco. E, però insomma era ogni occasione era buona per venire in comunità, per venire agli incontri, per fare tutti i momenti di preghiera, di formazione. Perché ci sono tanti appunti che lei prendeva durante i ritiri spirituali, e quindi si capisce, si vede che appunto prendeva, trascriveva le citazioni più importanti, quelle che sentiva di voler fare proprie.
e quindi questo è. E poi spero che vi venga la voglia di leggerlo il diario, perché dopo lì ci sono tante 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 frasi che fanno proprio capire quello che lei aveva scoperto. E prima ho detto il segreto di Sandra, ho parlato di un segreto di Sandra. In realtà questo è il titolo che abbiamo dato a una delle mostre. Abbiamo ben due mostre fotografiche didascaliche che possono girare. Quindi vengono richieste. Spero che anche in diocesi, so che c'è Don Luca che si sta organizzando per vedere in quali parrocchie possono essere esposte, e c'è una mostra che si chiama Il segreto di Sandra. In 14 pannelli abbiamo cercato di riassumere e a volte appunto la presentiamo anche, oppure si può allestire e poi visitare con calma. Per anche questa sta girando l'Italia. Certo. Io Geppi non finirò mai di ringraziarti per aver consentito esservi date da fare tantissimo di voi amici di Sandra per quella giornata in cui è stato quel riconoscimento stupendo. Era stata una giornata, come Daniele l'ha ricordato, ma c'era un clima veramente di santità, un'aria speciale anche con altre persone che sono qui, che partecipavano, che hanno partecipato assieme a noi, abbiamo condiviso tutti questa emozione, insomma, veramente un'aria, un momento unico. E è stato, ho visto la gioia anche nei vostri occhi, delle persone che l'hanno conosciuta più da vicino, e mi è rimasto impresso quando finalmente l'abbiamo consegnata alla Chiesa, no? Come sentivate probabilmente un dovere, sentivate un debito. Di portare una missione. Conoscere. è stata una giornata stupenda, veramente unica, ci è rimasta profondamente nel cuore. Io ti vorrei chiedere tante cose perché sto leggendo il diario e mi sorprendo considerando che ora sono quasi coetaneo di Sandra, 3 anni più giovane, ma insomma il periodo che abbiamo vissuto è quello, quindi quando cerco di contestualizzare le sue frasi, quindi sono annotate, no? Il giorno, l'anno, eccetera, ma cerco sempre penso sempre a cosa facevo io in quel momento, quali erano i miei pensieri e le mie aspirazioni, quindi stiamo parlando fino agli anni 70, insomma il diario inizia da quando avevo 10 anni, ma fino a quando ne avevo 23, quindi stiamo parlando di un periodo in cui c'era una riviera che era divertimentificio dell'Italia, dell'Europa, c'era il problema della droga, c'era Don Oreste che era amato, ma per certi punti di vista rimanesi non è stato tanto amato per alcune, perché andava a raccogliere gli zingari piuttosto che a occuparsi di tante persone che dava fastidio. Io ricordo che incontravamo Don Oreste e lui, perché frequentavo la parrocchia di Serrasolo, vissuto in Serrasolo, ho frequentato l'asilo anche di Don Oreste, e lui portava questi spastici, una volta li chiamavano così, che invece le persone le tenevano chiuse in casa. Lui invece ha avuto il coraggio di portarli in mezzo alle persone, e mi ricordo l'imbarazzo, comunque la mentalità di quel tempo era che quelle persone devono stare chiuse in casa, no? Insomma, cerco sempre di capire, cioè, mi meraviglio tantissimo nel leggere queste frasi perché sembra una persona veramente speciale che aveva questa fede profonda e probabilmente quando ha conosciuto Don Oreste ha messo su questa base di fede enorme, è cresciuta
ha visto la via della carità, la sua strada, quella era la strada della carità, si è unita la fede della carità e ha dato vita a questo fiore stupendo. Io però volevo chiederti una cosa anche di tipo personale, ti parlo come genitore, quindi di figli, così, per capire attraverso le tue esperienze, quella che probabilmente è quella di Sandra. Cioè, cosa spinge, ti chiedo, una ragazza di 18 anni come te a fare l'esperienza di lasciare Mestre, di vivere in una casa famiglia, di fare questa esperienza? Vorrei capire, mi metto anche nei panni dei genitori di Sandra, sicuramente di mio zio prete, una base, un substrato sicuramente fertile, ma però immagino nei loro panni, pensi sempre a un futuro solido per i tuoi figli, a una professione sicura, e vedere che questa ragazza invece si dedicava così agli ultimi, sicuramente positivo, però da genitore si preoccupa molto anche della concretezza, no? del futuro dei nostri figli. Io provo a chiedere la tua esperienza, cosa ti ha spinto a 18 anni, tu quando hai conosciuto poi Sandra, a fare questa strada, cioè che è tua personale, volevo capire questo. Cosa ti ha spinto? Che domanda birichina. Allora, questo bisogno di coerenza, no? Affascina molto quell'età, anche perché i 18 anni di quella volta non sono quelli di oggi, adesso non voglio svilire i ragazzi diciottenni di oggi, però c'è un'evoluzione culturale diversa, un'evoluzione sociale diversa e familiare diversa. E io ci ho pensato quando i miei sono arrivati a 18 anni, i miei figli effettivamente non mi sembravano pronti per andare così fuori di casa, a cuor leggero, così, no? Quella volta lì invece i miei si vede che sono stati lungimiranti, sono stati hanno avuto una disponibilità, si sono fidati di quello che io gli avevo detto di aver conosciuto e incontrato. Chiaramente sono venuti a vedere, però ecco, io avevo proprio mi aveva colpito molto il messaggio del Vangelo e l'idea di avere una comunità alle spalle, una comunità con cui condividerlo. Perché io, per esempio, sentivo che per me la dimensione della preghiera era importante, però per pregare in un certo modo, con una certa coerenza, così andavo in una parrocchia, in un'altra parrocchia che non era la mia. Poi sentivo il bisogno di dedicarmi, cioè di vivere, di fare qualche esperienza assieme alle persone, per esempio i disabili. Io venivo da un gruppo di amici misto, disabili e non disabili, e che andavamo in vacanza assieme, facevamo tutto insieme, uscivamo una compagnia, un gruppo così, no? Che però era lo stesso, era da un'altra parte ancora. La formazione la facevo in parrocchia, cioè quindi con i coetanei, i gruppi, ma alla fine era tutto frammentato, era tutto spezzettato, invece, e sentivo invece che mi mancava qualcosa di più sostanzioso, di più, e soprattutto qualcosa di collegato. E quindi io nel riconoscere, nel incontrare la comunità, che era alla ricerca così, e vedere che quello che vivevano era proprio quello che io stavo cercando in posti diversi, mi ha affascinato tantissimo. E quindi il desiderio di sperimentarlo, di viverlo, chiaramente inizialmente per un periodo, cioè fai una prova, vedi, quindi anche i miei ho detto vado per qualche mese, e poi non sono tornata più, però intanto anche loro si sono abituati un po' alla volta, poi hanno visto che comunque quello che vivevo e mi rendeva felice, quindi anche loro sono riusciti un pochettino ad accogliere questa scelta, ecco. E niente, poi Sandra era una sorella, perché in comunità, cioè quando ti trovi che hai la stessa
gli stessi obiettivi, la stessa vocazione, non fai fatica a sentire gli altri proprio come fratelli, come sorelle. E il fatto che Gesù abbia detto avrete il centuplo qua giù, io i 100 fratelli li ho trovati, anche di più, oltre la mia naturale, che è una sorella. E quindi lo stesso, l'aver incontrato mio marito, l'aver con lui aver scelto di essere una famiglia all'interno della comunità, quindi di vivere insieme, la stessa chiamata, no? La stessa scelta vocazionale, quindi riconoscersi come famiglia aperta e quindi vivere l'accoglienza attraverso l'affidamento, attraverso la presenza lavorativa con i ragazzi delle cooperative all'interno della comunità, insomma ci ha dato una realizzazione che rispondeva appunto a quella che era il nostro bisogno. E quindi non so se ti ho risposto, Paolo. Così. Ti mando a letto. No, perché se domanda vedo che nel raccogliere il diario di Sandra avete stralciato delle cose. Avete stralciato delle cose? Volevo sapere. Sì. Una domanda molto, molto terra terra. Perché rimani stupito leggendo il diario di Sandra di questo continuo dialogo col Signore. Vedere, come dicevi, hai detto benissimo tu, tutto un altro del Signore, questo suo riconoscere le carenze quando era timido e non riusciva ad aprirsi verso gli altri o non era stata uguale con tutti, insomma, e ti meraviglia. Sono ormai agli anni, 19 anni, credevo di trovare qualche appunto, non so, ho conosciuto Guido, di trovare qualche slancio, qualche frase che i ragazzi a quell'età scrivono in un diario. Non c'è niente di tutto questo. Era così integrale quel diario o è stato depurato? Perché mi meraviglio di non trovare cose anche molto più così comuni, diciamo, per adolescenti o comunque per i miei amori. C'era il diario più dei ritiri che lei faceva, quindi era un po' più... Può darsi, però... cioè, hai toccato l'aspetto del fidanzamento che lei comunque ha vissuto in modo molto casto, cioè con Guido avevano scelto proprio di camminare alla presenza del Signore, quindi anche il loro dialogo aveva una dimensione spirituale notevole e si sono scritti molte lettere e spesso si scambiavano il diario, cioè quindi il diario spirituale, perché la conoscenza reciproca avveniva proprio attraverso quella che era la loro relazione con il Signore. Quindi questo è comunque una cosa molto, molto bella e molto particolare. So che qualcosa è stato stralciato, perché coinvolgeva altre persone. Cioè, so per esempio che Donoresse mi disse che aveva scritto delle cose di me quando abitavamo assieme, così, confidenze che io le avevo fatto e così, e che quindi per le quali lei magari stava pregando oppure così, e quindi hanno, per rispetto mio, non sono state messe, e sarà stata la stessa cosa anche per altri, ecco, quindi non è stata una censura di cose che potevano magari distogliere dalla sua santità, ecco, ma proprio il contrario, proprio perché lei aveva a cuore tutti quanti e probabilmente era il caso di tirare in ballo. Ecco, questo che vedete è la,
la locandina che presenta il cartone. Abbiamo fatto un cartone animato su Sandra, molto, molto carino, adatto soprattutto nella fascia che va dalla scuola dell'infanzia a tutta la primaria, che però non dispiace neanche agli adulti, ecco. E, un modo per far conoscere Sandra dal punto di vista della nonna, che potremmo essere tutte noi, che all'epoca eravamo con lei giovani donne e adesso siamo tutte giovani nonne. E quindi questo dialogo della nonna e la nipotina si fa uscire quella che è la vita, la spiritualità di Sandra. Ve lo consiglio. E poi basta, perché sennò dopo tutto quello che non ho detto ve lo cercate su internet, perché c'è tanto, c'è il sito www.sandrasabattini.org. E trovate di tutto, e dopo tutta la biografia, la bibliografia, tutti gli aggiornamenti e la possibilità appunto di prendere cartoon e di continuare a portare Sandra nella vostra Già il vita. catechismo è stato fatto vedere ai bambini Bravo, don da Daniele, un vedi? gruppo. Quindi ce l'avete già come Sì, parrocchia. sta già circolando, sta già. E è in lavorazione, sta per uscire anche un docufilm per i più giovani, cioè per i più grandi, ecco, sempre Sandra presentata ai giovani. Grazie che avete resistito. Un applauso davvero con il cuore perché ci hai portato proprio all'interno, ci hai stimolato, ci sono qui ecco, presenti ragazzi, giovani, adulti, e ci hai stimolato a conoscere questa ragazza che proprio nella sua semplicità, anch'io ho iniziato a leggere il diario e vedo questa tensione di voler decidersi per Cristo fin da... Qui scrive che ho tanta voglia di fare del bene verso gli altri. Signore, ti prego, fa che io possa aiutare persone più bisognose di me. A 15 anni scrive questo nel 1975. Ed è bello questa tensione, proprio quasi nella conoscenza con Don Oreste, scatta dentro di lei questo bisogno di donarsi. Questo a me ha colpito molto, quasi un incontro e tra l'altro... La beatificazione della figlia prima del padre, questo è singolare nella Chiesa perché sapete che Oreste Benzi è servo di Dio e quindi il passaggio alla beatificazione avviene appunto Un con una... livello superato Sì, il maestro. è bello questo, la figlia quasi a dire il frutto no, di questo carisma per i poveri, per... Così e quindi vuol dire un frutto che viene sboccia da una radice che il padre quasi sta nel nascondimento per dire avanti, ecco i miei figli che camminano, è bellissimo. Mi ha colpito molto perché penso sia singolare nella Chiesa la beatificazione così di una figlia che diventa così beata prima del suo padre. In realtà proprio Oreste è stato un padre per lei. Che l'ha generata nella fede. E allora vogliamo proprio ringraziarti e ringraziare con te il Signore e terminare questo incontro con una preghiera proprio invocando, possiamo dirlo oggi, Beata Sandra Sabatini prega per noi perché adesso è per tutti. Possiamo recitare la preghiera di intercessione, Sì, che così tutti sì, sì. quanti possono affidare, in questa preghiera possono affidare quella che è la loro richiesta. Benissimo, possiamo pregarla insieme. Sì, leggi pure. Ti rendiamo grazie, o Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, per il dono della venerabile Sandra Sabatini alla tua Santa Chiesa. Sandra ha colto in profondità la gioia della tua liberazione e lo sguardo materno di Maria. Ha riconosciuto la tua presenza nei poveri e nei piccoli, ha condiviso la sua vita con chi le ponevi accanto
nell'umiltà e nell'essenzialità. Ti ha cercato costantemente nella preghiera, nella contemplazione, e si è lasciata guidare con fiducia dall'azione dello Spirito Santo. Ha gioito nel costruire relazioni fraterne e di amore. Concedici, o Padre, per sua intercessione, secondo la tua volontà, la grazia che imploriamo. In un istante di silenzio nel cuore chiediamo una grazia al Padre per intercessione di Sandra. Nella tua Chiesa, Sandra, sia sempre esempio di santità nella comunione dei tuoi santi per compiere il tuo progetto d'amore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E San Giovanni Bosco diceva che ogni persona che entra in una casa salesiana viene preso sotto il manto di Maria Ausiliatrice. Allora vogliamo affidarti, fidare il tuo cammino, cammino dell'Associazione Papa Giovanni. Mio marito. Sì, si chiama Maurizio. Maurizio. Ecco il vostro cammino. E posso sapere quanti figli avete? Ecco, diciamo che ne custodiamo 11, anche se in questo momento siamo in casa solamente 3-4. Qui 11 in affido. Cioè, sono passati, sì, tra tutti. Ecco, lo fidiamo questa, come diceva Don Oreste, famiglia aperta, allargata, come chiamavano, come la definivano? Famiglia aperta. Famiglia aperta. Questa famiglia aperta è tutto il cammino della Papa Giovanni sotto il manto di Maria Ausiliatrice. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Beata Sandra Sabatini, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie e buona serata a tutti.